Calciopasso, stazione Termini, siamo in attesa di incontrare il bomber. Ecco il bomber. Caro bomber, buongiorno. Caro Calciopaccio. Calciopaccio, l'argomento di oggi. Ceccherini. Chi è? Non l'attore, Ceccherini l'arbitro. Ah, perché c'è pure un attore. C'è pure un attore, insomma. Allora, un uomo che recita. Un uomo che recita, insomma. Vabbè. Sproloquia, ecco, più che altro. Ma comunque. Ma comunque non sproloquia solo l'attore, sproloquia anche l'arbitro, perché ha detto che dopo tanti anni. Si chiama Ceccarini comunque. Ceccarini? Ceccarini. Vabbè, uguale, pensa che considerazione. Beh, no, non è uguale. Questo, vabbè. Comunque, sicuro c'è che. Ceccarini. Vabbè, Ceccarini ha detto dopo tanti anni. Ma Ceccarini di Livorno. Livorno. Ha detto che anche oggi col VAR lui non avrebbe dato rigore su Di Giuliano su Ronaldo. Ronaldo quello. Sì, quello bravo. Quello bravo, che questa è una pippa. No, vabbè, però. Ronaldo quello vecchio, quello grasso. Questo è quello magro, quello smilso. Beh, allora, smilso, oddio. Beh, vabbè, mo è un fascio dei muscoli, che vogliamo dire? No, vabbè. Ma perché mi trema la mano? Ma perché? Perché sei vecchio. So, beh, diranno che sei vecchio. Allora. Però diranno, sei vecchio. Che tu che ne pensi? C'era, non penso c'era, che... andava dato, non andava dato. Tu penso che sei stato anche arbitro, eh? Ricordiamo. Ah, vabbè, ma sono no, in gioventù. No. Vabbè, in gioventù, però ricordiamolo. Andavi gratis a vedere le partite, a sbafo. Ma non ci andavo quasi mai. Beh, vabbè, però potevi andarci. Vabbè, sì, potevo, ma non ci andavo. Era rigore o no? Ma. Perché poi lo chiediamo a voi, ovviamente, che state lì a casa comodi. Allora, ma vedi, queste sono queste domande che sì. Tu. È chiaro che chi sta sul cazzo a Juve dice che era rigore. Chi mentire c'è nella rigore? Ma che domande sono? Vabbè, ma vogliamo sapere un parere da te, che sei super partes, insomma, no? Allora, intanto, se quello ha detto così, evidentemente è coerente. Poi, ma certo, sennò diceva, guarda, no, io ho sbagliato. Ammetto lo sbaglio. Rivisto al VAR, mi sono reso conto, probabilmente l'avrei dato. Insomma, cioè, poteva benissimo dirlo, perché poi... Sì, ma noi vogliamo sapere tu ma Ceccarini, l'avessi... Sono quelle cose che come fai sbagli. Ha capito, ma così non prendiamo mai una posizione. No, nel senso come che, fai sbagli... Nel senso che... È matematicamente impossibile stabilire con certezza ogni episodio come deve andare a finire. È impossibile. Ma come? Cioè, è impossibile perché l'azione, la spinta, l'entità della spinta, cioè, non vabbè, esiste. Lì cioè, c'è sta guarda, uno. Sì, ma davanti al VAR, mo tu guarda il VAR, no? Ecco. Guarda il VAR. Davanti al VAR? Sì. Io preferisco davanti al VAR. Guarda. Sì, pure io, infatti stiamo andando. Perché siamo tordi noi. No. Perché questa gente guadagna, poi se ne fotte. E certo. Capito? Mentre invece noi tocca andare. Noi tocca andare a spingere la cofana. E poi vabbè, oddio. Vabbè, ma mo. Vabbè, sì. Siccome io volevo farti pure un'altra domanda con un altro video, se allora, siamo mezz'ora allora, su. Rispondi. Quindi dico, c'è gente che, pure opinionisti, cioè addetti ai lavori, cose, che pure davanti al VAR, ognuno ha un'opinione diversa. Ma io voglio sapere la tua! Sto dicendo, sono quelle situazioni per le quali è impossibile dare è quello, non è quello. E quindi sì, ma tu devi dire nell'episodio in particolare se lo dava ci poteva stare. Ma io non se voglio sapere dato, lui, voglio sapere scandalo. Tu col fischietto in bocca, che facevi? Ma ecco, questo ti voglio dire. Per quanto la macchina può essere perfetta, non sarà mai come trovarti in quel momento. Ragazzi, proprio perché appunto. Vabbè, fatto ma poi ti adesso sì o no? Così poi chiudiamo il video e ne facciamo un altro. Sì o no? Va, secondo me no. No, non lo dava. Allora, il bomber non lo dava. E voi?